Benvenuti appena fuori Parigi, vicino a Disney, a Bussy-Saint-Georges, ci siamo noi, TexArt, importiamo e distribuiamo materiale IFI alta fedeltà da ormai 20 anni e selezioniamo prodotti veramente eccezionali e che fondono tecnologia, scienza e arte. Oggi vi presentiamo l'ultimissimo modello di Rockna, con il loro server streamer che si chiama Wavelight Server, WLS. Venite con me, ve lo insegno. Novità, novità, novità. Eccoci davanti al Rockna WLS, ossia Wavelight Server. È appena arrivato stamattina, non lo conosco ancora bene. Ci abbiamo giocato un po', ma è ora di fare il video subito. No, si tratta di una macchina che ha lo stesso look del Wavelight Deck, quindi molto fine e sobrio, anche se non manca di una certa bellezza, ecco, diciamo così. L'apparecchio è super completo. La descrizione è quasi impossibile fare senza dimenticarsi qualcosa. Allora, intanto si tratta di un server, quindi significa che questo apparecchio ha la possibilità di stoccare i vostri contenuti musicali dentro un disco duro che può andare dai 2 ai 16 tera. Probabilmente si possono mettere anche 2. Comunque il limite sono sempre 16 tera. Il fatto che sia un server permette anche di effettivamente avere dentro di sé le applicazioni core, come per esempio Rune, per quindi evitare di aver bisogno di un computer esterno che ci permetta di accedere attraverso di uno streamer. Lui fa da streamer, fa da computer esterno, fa da tutto. E la cosa fantastica è che non è un computer, anche se c'è un processore FPGA che funziona sotto Linux, proprietario della marca. Tutto la trasformazione tra PCM a DSD o il contrario e tutta la gestione dei formati è fatta via hardware, quindi non è via software. Questo significa che il processore non è sollecitato. Non sollecitando il processore generiamo molto meno rumore, abbiamo bisogno di poco per blindare e rendere, praticamente non si generano frequenze rumori in radiofrequenza. L'apparecchio è stato disegnato e pensato per un'applicazione audio veramente, quindi tutto questo è fatto per togliere rumori. L'alimentazione è lineare, a basso rumore naturalmente, e alimenta effettivamente quello che è il motore vero e proprio dello streamer ed è anche server. Quindi è possibile, ecco, come dicevo, nel server aggiungere i dischi rigidi più tardi, quindi possiamo partire con 2 tera per poi passare a 4, 8, 16 quando vogliamo. Ecco, dentro, come vediamo, ci sono due alimentazioni lineare con i due trasformatori e proprio il sistema classico. Qui è la gestione a multilivello dello streamer e delle entrate, e qua ci sono lo stoccaggio dei dati. Ora, la cosa molto importante è che questo apparecchio può effettivamente essere core per diversi sistemi musicali, come effettivamente Rune, MPD, LMS. È lui che diventa il computer principale. Può essere utilizzato in 3 diversi scenari: come core, quindi come servitore per diversi tipi di applicazioni, come renderer, quindi permette di trattare il segnale digitalmente e di riportarlo fuori sempre digitalmente,
e oppure come endpoint, ossia come lettore streamer normale. Voglio dire che effettivamente un'interfaccia a cui possiamo collegarci attraverso un normale navigatore permette di entrare dentro questa macchina e configurarlo come vogliamo. Tra l'altro permette di utilizzare anche delle funzioni di correttore di d'ambiente, quindi veramente molto molto completo. La macchina è fantastica, voglio dire, considerando tutto il prezzo e le performance, e all'ascolto è veramente top, è eccezionale. Stiamo parlando di meno di 6.000 euro prezzo al pubblico, che si associa col suo DAC, che anche lui costa intorno ai 6.000 euro prezzo al pubblico, quindi abbiamo un sistema dalle performance assolute ad un prezzo veramente molto più basso della concorrenza. E Rockna è una garanzia, cioè Rockna fa solo DAC e solo server da sempre, e tra l'altro collabora con grossi marchi prestigiosi. Basta guardare un po' come sono fatte, ci rendiamo conto che dietro a Rockna c'è un team di ingegneri molto molto solido. Altra cosa che non è negligibile è il fatto che questa macchina è praticamente a prova di futuro, nel senso che, essendo tutta programmabile, delle evoluzioni eventuali sui formati musicali e su anche la qualità stessa dell'audio può essere semplicemente aggiornata con via software. Guardiamo un po' le connessioni di dietro, che sono le cose che effettivamente poi alla fine interessano di più. Troviamo le uscite ASE Boost, PDIF, ottica e I2S, che noi sempre raccomandiamo l'I2S perché è quella senza nessun tipo di limite e anche la più performante. Abbiamo tre porte USB e l'entrata LAN. Le tre porte USB permettono di collegarsi effettivamente a una chiave o a un disco rigido esterno e poter accedere così a qualsiasi, ma probabilmente una di queste è pure un'uscita USB per collegarsi al DAC. Bene, questo è tutto e a presto per un ascolto. Venite a scoprirlo insieme a me in questi giorni, è qua disponibile e sarà un piacere scoprirlo insieme a voi. Venite a Bussy Saint George e lo ascolteremo insieme. Per adesso sono il solo ad averlo, spero presto anche i nostri negozi partner avranno il server disponibile all'ascolto per voi. Grazie.